Un sogno che nasce dalla comunione di intenti tra istituzioni, enti ed associazioni. Parte da qui la nuova sfida del Liceo De Bottis di Torre del Greco, dalla valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale del nostro territorio. Presentate oggi nell'Aula Magna due nuove curvature per l'anno accademico 2021-2022. Noi abbiamo un sogno, quello di far sì che istituzioni, enti, associazioni possono collaborare con una comunione di intenti. Il nostro territorio offre grandi opportunità di patrimonio culturale, paesaggistico e proprio da qui dobbiamo partire per valorizzare quello che abbiamo a portata di mano, che spesso ci siamo distratti e noi vogliamo educare i nostri alunni, i nostri ragazzi ad avere una visione più ampia delle bellezze che ci circondano, perché se la bellezza salverà il mondo, mi vengono in prestito le parole di Papa Francesco, e tutti insieme, nessuno si salva da solo, ma con la collaborazione di tutti possiamo creare una grande opportunità per i nostri alunni. Noi come associazione abbiamo avuto, diciamo, questa continua attenzione al liceo, e uno di noi, una persona amante dell'arte e dell'archeologia, ha ipotizzato la possibilità di poter realizzare un qualcosa che al momento, quando ne abbiamo parlato, si realizzava solo al nord, un liceo basato sull'arte, sull'archeologia, e noi abbiamo pensato non solo al De Bottis ma a Torre del Greco, a questa città che deve assolutamente apparire in generale a tutti, in primo luogo ai suoi cittadini e poi al mondo intero, alla nazione, come una città di cultura. Una rete che collega il liceo di Torre del Greco all'Università Vanvitelli di Napoli per un concreto rilancio dei giovani nel mondo del lavoro. Nascono nuove curvature al liceo De Bottis con l'incontro dell'Università Vanvitelli. Quanto è importante questa esperienza? È importantissima anche in un momento in cui ci vuole grande coraggio nel mettere in campo nuove iniziative, e questo coraggio sarà sicuramente premiato. La collaborazione con l'università in questi anni è stata fortissima, peraltro questa linea di tendenza, di forte sinergia tra licei e università è sancita anche a livello europeo e sarà sancita anche nel prossimo Next Generation Plan. Per cui noi siamo presenti e con tantissime attività in collaborazione con questo liceo e vediamo benissimo questa nuova iniziativa di grande rilancio. Presenti alla conferenza le istituzioni locali e regionali. Un plauso alla dirigente del liceo De Bottis, un plauso agli ex alunni del liceo De Bottis con la loro presidente. Ed è fondamentale che parte anche da Torre, perché Torre anche, noi abbiamo quello che è una realtà della Villa Sora, abbiamo gli ipogei, abbiamo tante nostre realtà che devono essere rivalorizzate. E io, per quanto riguarda il grande progetto Pompei, noi teniamo, per quanto riguarda Villa Sora, dei fondi per arrivare con una stradina a Villa Sora partendo dal Parco La Salle. Quindi diciamo una collaborazione ci sarà anche dal comune di Torre del Greco. Offrire ai nostri giovani, ma non solo di Torre del Greco, ma di tutto il comprensorio vesuviano, la possibilità di investire in cultura e turismo, che sono due dei segmenti importanti di punta di Regione Campania per quello che devono essere gli sbocchi lavorativi per i giovani. Un liceo classico che si innova, oltre agli studi classici e umanistici, e tenta di esercitare un nuovo appeal nei confronti dei giovani, che piuttosto che pensare di rivolgersi come ripiego ad altri tipi di indirizzi che possono più immediatamente dare uno sbocco lavorativo, oggi possono frequentare anche il liceo classico e il liceo linguistico se magari dopo non hanno intenzione di continuare gli studi con un percorso universitario. Dunque questa è la sfida accompagnata da Regione Campania e da tutte le istituzioni. Stamattina abbiamo avuto anche il piacere di avere qui l'Università Vanvitelli, che dà significanza a questa iniziativa, dà valore e sostegno. E se a distanza di 20 chilometri tra Ercolano, che distanziano Ercolano e Pompei, abbiamo due dei siti archeologici più visitati dopo il Colosseo,
Mi piace ricordare che c'è una linea di continuità che da Ercolano arriva fino a Pompei, passando per Torre del Greco e per Oplonti, e proprio qui a Torre del Greco, nel grande progetto Pompei, abbiamo individuato Villa Sora tra i siti da valorizzare e da sostenere economicamente. Il Ministero dell'Ambiente, vi do un'anticipazione, sta già valutando positivamente questa progettualità e magari nelle prossime settimane parleremo di questa grande iniziativa che potrà essere, come dire, un'altra attrattiva per i giovani che vorranno pensare di frequentare il liceo classico e il liceo linguistico con queste due nuove curvature.